stati intercettati lungo l'autostrada del Sole con 2 kg di hashish. Per questo sono finiti in manette 2 trafficanti di droga. Erano le 16.30 dello scorso sabato quando una pattuglia della polizia stradale della sottosezione di Battifolle ha fermato per un controllo un'auto, un Audi con targa italiana e con a bordo 2 giovani. I 2, nati in Albania ma residenti a Savona da anni, non hanno fornito delle convincenti spiegazioni riguardo ai motivi del loro viaggio e pertanto è scattata nel loro confronti una perquisizione personale poi estesa anche all'auto. A prima vista sembrava tutto a posto, ma poi approfondendo il controllo gli agenti hanno cercato sotto il tappetino del sedile del passeggero anteriore. Alzata la moquette è saltato fuori un capiente sottofondo nel quale erano nascosti 2 panette di cellophane da 2 kg di hashish per un valore complessivo di oltre 50.000 euro sul mercato dello spaccio. Per entrambi sono scattate le manette, sono stati condotti presso il carcere di San Benedetto. I 2 poi hanno anche raccontato di non essere entrati al casello A1 di Arezzo ma quello di Valdarno perché avevano notato la presenza di tanta polizia e temevano un controllo, un'accortezza che però non gli è servita ad evitare l'arresto. È il giorno del dolore, dell'ultimo saluto alla piccola Caterina. Oggi nella chiesa di Alberoro i funerali, l'intera comunità si è stretta al dolore della famiglia. La morte di un bambino ha il potere di provocare una immediata e generale mobilitazione di cuori che si uniscono e diventano un solo cuore. La bimba di 2 anni e mezzo era nata prematura con un parto cesareo d'urgenza dopo che la madre era stata colpita da un infarto. Sia lei che la mamma Cristina avevano riportato gravi problemi neurologici. E Caterina ha approfittato la sua fede con la sua sofferenza, il suo dolore. Non è riuscito a dire ciao nonno, ciao nonna, ciao padre. La piccola si è spenta lo scorso giovedì all'ospedale pediatrico Meyer dopo una serie di complicazioni. Il PM Marco Dioni, che ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina con l'ipotesi di reato di omicidio colposo e che vede indagati 4 medici, aveva disposto l'autopsia. Dopo l'esame svolto al Policlinico Senese delle Scotte, la piccola era potuta tornare a casa, dove amici e familiari oggi l'hanno salutata per l'ultima volta. È arrivato amore e ha ricevuto. Non si può descrivere i momenti della tua breve vita, solo Gesù ti ha dato. Sa quanto amore c'era nella tua vita. Una vita tanto breve quanto in salita, quella della piccola Caterina. La sua storia aveva commosso e toccato molti. La solidarietà è stata infatti la chiave delle tante iniziative per aiutare la bimba e la madre. Hai lottato finora contro un mondo che ti ha sempre reso le cose difficili e ci sei riuscita, grazie a tutto l'amore che ti ha circondato. Questo è conosciuto più di chiunque altro, l'importanza della famiglia. Oggi l'ultimo abbraccio fuori dalla chiesa, uno striscione con su scritto e adesso vola libera, piccola principessa. Cresce la raccolta differenziata ad Arezzo con un balzo in avanti dell'1%, ma si piazza comunque al terzultimo posto tra i capoluoghi di provincia toscani. Si tratta della classifica relativa ai dati sulla raccolta differenziata rilevati in tutta la regione. Dunque, in Toscana la raccolta differenziata ha raggiunto quota 64,18%, con un incremento di 2 punti rispetto all'anno precedente. I dati relativi al 2021 sono verificati dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse e certificati con un decreto regionale. Miglior risultato raggiunto è quello del lato Toscana Centro, 67,91%, mentre la zona che interessa l'Aretino, ossia lato Toscana Sud, si attesta al 53,3%. In totale poi sono 29 i comuni del lato Toscana Sud che nel 2021 hanno superato il 65% di raccolta differenziata. Tra quelli invece che hanno superato l'80% di differenziata non ce n'è nessuno a Aretino, anche se ci sono delle realtà particolarmente virtuose. Il comune più virtuoso della provincia si conferma infatti Civitella in Val di Chiana con il 75,74%, seguito da Subiano, Monte San Savino e Capolona. Confermano poi performance oltre la media regionale anche Castiglion Fiorentino, Castiglion Fibocchi, Terranuova Bracciolini, Lucignano e Castelfranco Piandiscò. I comuni in cui si registrano crescite più significative invece sono Foiano della Chiana, che passa in un anno
dal 38,84% al 61,49% e Ortignano Raggiolo con il più 17,87%, crescita di oltre 8 punti percentuali anche per Anghiari e Loro Ciuffenna. Positivo infine il dato di Arezzo con il capoluogo che segna più 1%, assestandosi dunque al 51,68%. Trasporti per Chemio e Radio a rischio per centinaia di aretini malati di cancro. Questo è l'allarme che arriva dalle associazioni di volontariato che ogni giorno accompagnano e assistono i pazienti oncologici. La regione toscana non può neanche cominciare per risparmiare sempre dal malato più fragile, no? Perché comunque vada il malato oncologico, quello che sta meglio, non sta bene. Una delibera della regione toscana dal 1 novembre infatti ha ridisegnato le regole del trasporto sanitario, riducendo di fatto il numero dei pazienti che possono continuare a farci affidamento. La delibera escluderebbe tutti i pazienti che possono camminare da soli. Quando una persona già sta male e magari è in uno stato avanzato della cura, poi dopo 3-4 ore di chemioterapia deve tornare a casa, insomma non è che si possa dire che uno torna a casa con le sue gambe. Gran parte degli interessati sono infatti i pazienti oncologici che devono raggiungere l'ospedale o il reparto per chemio e radio, pazienti non in condizioni precarie ma pur sempre alle prese con la fase più delicata dopo l'intervento chirurgico e che non hanno la possibilità di farsi accompagnare dai familiari. Bisogna stare attenti e non si possono fare magari delibere che valgono per tutti, ovviamente bisogna guardare caso per caso dove abitano, perché mi immagino che un cittadino di Montemignaio, di Sestino o di Raggiolo abbia più difficoltà a raggiungere il centro oncologico che un cittadino di Arezzo, perciò insomma sono cose delicate che bisogna, insomma, se c'è bisogno di vedere e di fare qualche modifica, ovviamente il CACIT ne prende atto e ci muoveremo. Giorgio Ferri è pronto a prendere per mano i lettori e portarli alla scoperta delle bellezze aretine. Tesori di Arezzo, opere d'arte dal 200 al 900 è infatti il titolo della sua ultima fatica letteraria. Ferri ci ha abituato tutti gli anni ad una strenna natalizia con questi volumi da collezione particolarmente belli. Questi libri sono caratterizzati tutti da fotografie meravigliose di altissima definizione e nel nostro caso specifico, questo tesori d'Arezzo, ci sono anche non soltanto tutte le cose per le quali Arezzo è importante nel mondo, dal crocifisso di Cimabue alla Cappella Bacci, la vera croce, ma ci sono anche cose rare, cose che non si trovano nelle guide d'Arezzo. Abbiamo inserito anche tante opere meno conosciute e anche nei musei meno conosciuti, quindi non soltanto Cappella Bacci, ma anche alcune opere, per esempio, che sono al Museo d'Arte Medievale Moderna, che sono quasi semisconosciute, oppure anche opere più recenti, quindi di Scatragli e di anche altri autori di età contemporanea, molto molto importante. Il libro sarà presentato sabato 10 dicembre alle 17:30 nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo, assieme all'autore, il professor Claudio Sartori e il giornalista Marco Botti.